Facendo un punto un po' di come è andato quest'anno sulla parte delle insalate, il mercato italiano è stato molto altalenante sia dal punto di vista proprio dei consumi che purtroppo anche dal punto di vista meteorologico, e questo ha creato uno stress sulla filiera. Però cerchiamo sempre di reagire con innovazione e con nuove metodologie, e cercare sempre di stare sul pezzo, quindi di offrire soluzioni che possano dare stabilità per il futuro e quindi anche per l'anno prossimo, speriamo già per l'anno prossimo. Mentre per tutto quello che è il mondo dei piatti pronti e dei contorni, il trend è ancora positivo, le nostre performance sono buone. La nostra formula è sempre quella, quindi anche nel lancio di novità, tante novità stiamo vedendo per esempio qui nel mondo dei contorni pronti freschi. La nostra formula è sempre quella, si basa su prodotti freschi, pratici, ma soprattutto buoni, che riescono a dare soddisfazione al palato. Per far fronte anche a queste richieste, ma non solo, anche per la parte di insalate, stiamo rispondendo in questi ultimi mesi con parecchi investimenti, quindi sono in corso ampliamenti sia nel nostro sito principale di Manerbio, in provincia di Brescia, che vedranno la conclusione nel 2020. Stiamo ultimando invece un altro ampliamento nel sito di Ponte Cagnano, quindi nella zona di Salerno, dove c'è anche una delle nostre principali fonti di approvvigionamento e la nostra azienda agricola, nonché base della nostra filiera. In più stiamo potenziando anche il sito e rinnovando praticamente in maniera completa il sito in Sardegna, anche lì completandolo con investimenti agricoli. Con la nostra marca DMDC vogliamo essere sempre innovativi, sempre andando a esplorare nuovi territori, e così abbiamo fatto con DMDC Gusto d'Oriente, che va ad ampliare la nostra già abbastanza corposa gamma di zuppe, e l'abbiamo fatto cercando di andare a intercettare il gusto di un target più giovane. E come lo facciamo? Con prima di tutto una porzione diversa, che passa da due porzioni a una sola porzione, e poi con appunto ricette ispirate alla cucina orientale. Il lancio è stato fatto in primavera, ma adesso si entra nel vivo della stagione. In termini di comunicazione, anche lì vogliamo sperimentare cose nuove e essere innovativi, quindi cerchiamo canali principalmente web e social per andare proprio a mirare con un tono e un mezzo specifico per il tipo di target, che è tendenzialmente più giovane. We'll be right back.